Buongiorno a tutti. Stamattina, come avete avuto modo di leggere e di divulgare per ciò che porterà la stampa, ho convocato tutti gli attuali attori protagonisti di questa fase complicata, ma dalla quale sono convinto ne usciremo. Per ciò che concerne le presenze, vi dico che i commissari mi hanno fatto sapere che, avendo accettato sì l'incarico, ma avendo un incontro ufficiale con il giudice giovedì, hanno ritenuto opportuno comunicare ma non presenziare, perché ovviamente per prassi e anche per norma c'è l'esigenza prima di incontrare il giudice e confrontarsi con lui per indagarsi. Per ciò che concerne Baldassarre, ho interloquito molto tempo con lui telefonicamente, lui in questo momento è subiudice perché attende di comprendere se il sequestro sarà confermato o meno. Però credo che sia stata molto utile e costruttiva la chiacchierata effettuata con Baldassarre. E poi c'era la società rappresentata dal presidente e dall'avvocato Morino. Arrivo subito al dunque. È emersa una volontà chiara dal tavolo e dall'interlocuzione. Per ciò che concerne il basket, il motivo per il quale ho ritenuto di convocare stamattina la riunione, perché vi ricordo che domani si terrà il Consiglio federale che dovrà accettare o meno le iscrizioni e quindi c'era l'esigenza stamattina di arrivare a una conclusione. Per ciò che riguarda il basket, sia il custode giudiziario Baldassarre, sia la proprietà, sia la società, e devo dire anche con la mia condivisione, si è deciso di iscrivere la Scandone in Serie B, quindi nessuna wild card, nessun passo indietro. Non possiamo gettare 71 anni di storia facendola scomparire. Abbiamo anche telefonato, devo dire, ringrazio anche il presidente l'onorevole Sibilia, a cui ho chiesto di darmi una mano anche per rapporti personali con il presidente Petrucci. Abbiamo anche interloquito già col presidente Petrucci, al quale abbiamo manifestato questa volontà, non solo quindi dalla parte diciamo giudiziaria e societaria, ma anche da parte della comunità e delle istituzioni. Noi vogliamo, e lotteremo per questo, che la Scandone e non altre società pur rispettabili sia iscritta e partecipi al campionato di Serie B di basket. Per questo anche mi sono proposto come, non dico garante, ma proponente di anche un azionario popolare o comunque di un sostegno da parte di imprenditori locali, perché effettuata l'iscrizione evidentemente bisognerà anche trovare risorse per partecipare al campionato di Serie B, ma in questo momento, facendo appello all'intera provincia, credo che questo obiettivo potrà essere raggiunto. Per ciò che concerne il calcio, la società mi ha manifestato la volontà in questi giorni di chiedere al commissario, al custode, l'autorizzazione a cominciare ad ingaggiare mister e direttore sportivo, perché è evidente che in queste condizioni il calcio non può rimanere. È altrettanto evidente che se in questi giorni dovessero ufficialmente arrivare delle proposte economiche di acquisto, saranno gli organismi competenti, cioè Baldassarre e i commissari, a valutarne l'attuabilità. Devo dire che ho trovato disponibilità da questo punto di vista proprio con questi protagonisti nominati dal Tribunale, Procura e Tribunale fallimentare, e ho trovato anche la volontà da parte della società comunque di provare a continuare. Disponibilità, ove mai ci fossero delle proposte a cedere, ma nel frattempo la cosa che non si può fare è rimanere fermi, anche perché da interlocuzioni avute anche col presidente Gravina c'è attesa su quello che accadrà ad Avellino, c'è la volontà anche di concedere qualche giorno in più perché si comprende in lega la condizione attuale, ma questa disponibilità non può essere sine die, quindi da subito si dovrà cominciare a organizzarsi per comporre la squadra, partendo dallo staff dirigenziale, direttore sportivo e tecnico, mister, allenatore, per poi
proseguire con l'acquisto degli atti. Se avete domande, siamo pronti. Volevo chiedere la presenza di voi sulla Sicilia, come mai? Io credo che quando c'è bisogno di dare una mano alla comunità, chiunque, come sempre detto, può dare un contributo o è utile alla causa, deve essere coinvolto. C'è il ruolo dell'ex senatore, onorevole Sipilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che ha da sempre avuto anche buone relazioni con Petrucci. Insieme lo abbiamo chiamato per testimoniare una volontà di una comunità, quella di volere la Scandone iscritta in Serie B. Quindi l'ho chiamato personalmente perché in questa fase, ribadisco, e in qualsiasi fase di difficoltà non devono esserci colori politici, appartenenze partitiche, prima di tutto Avellino, l'Avellino, la Scandone, l'Impigna e la comunità. Poi il resto lo lasciamo a chi vuole imbattersi nei commenti politici, ma poco ci importa. Noi abbiamo come gli unici interlocutori gli avellinesi. Sì, signore, due domande. Come si può andare avanti in Serie B con la massa debitoria della Scandone? E due, con il calcio. Ora abbiamo capito che attualmente la proprietà resta in mano al gruppo Silvers. C'è un tempo limite che anche se sta avendo con i giocatori, i quali bisogna proporre queste manifestazioni di interesse, perché non bisogna aspettare oltre a questo punto, considerando che tra 40 giorni si va in campo per il campionato, al di là della Coppa Italia, al di là poi delle scelte che saranno attuali dall'attuale proprietà, considerando anche quello che anche l'ambiente, quello che si esprime in giro, cioè non è una situazione facile da gestire. Prima risposta, questione Scandone. È evidente che, e non tocca a me giudicare, da quello che risulta dai bilanci di Scandone, i bilanci a livello finanziario sono in equilibrio. Mi spiego meglio: c'è una massa debitoria, ma da quello che emerge c'è anche, diciamo, ci sono dei crediti che bilancierebbero le uscite, le vendite. Questa non è materia però che ci compete, saranno i commissari, sarà il custode a giudicare questa questione. Per quanto concerne il campionato, è evidente che più o meno un campionato di Serie B, da quello che emerge, verrebbe a costare circa mezzo milione di euro. Questi soldi andrebbero recuperati sia se ci fosse la Scandone, sia se ci fosse la Pinco Paolo ASD. Credo che sia interesse della comunità che ci sia la Scandone. Se poi qualcuno vorrà farsi avanti, meglio, dare una mano certamente. Aggiungo anche un'altra cosa, finisse la Scandone, qualsiasi altro nome occupasse la Serie B sarebbe un'altra cosa. Quindi che si chiamasse Festa, Iebariello, Mauriello o Giacobbe, poco importerebbe. Se finisse questa storia, finirebbe un amore, finirebbe un monumento, finirebbe un pezzo di Avenue delle Pini. Chiunque provasse a prendere il posto di questa storia sarebbe altra cosa, e a quel punto chiunque lo volesse fare si potrebbe fare avanti, ma quella storia sarebbe da accantonare. Per ciò che riguarda il calcio, è evidente che abbiamo tempi più ristretti, ma è altrettanto chiaro che in assenza di proposte ufficiali che io continuo a sollecitare, utilizzo anche tutta la stampa che oggi è presente, faccio appello a coloro i quali hanno seriamente intenzione di manifestare una volontà, una proposta per l'acquisizione, vi sollecito, vi esorto a farsi avanti, anche perché in questo momento, salvo non conferme del sequestro, l'interlocutore è Baldassare, la procura e i commissari. Quindi abbiamo interlocutori istituzionali ai quali presentare questa manifestazione di interesse per l'acquisizione. Nelle more, è evidente che ho sollecitato, ma c'era già la volontà da parte della società, a chiedere di poter almeno partire dall'ingaggio del mister e del direttore sportivo, perché in assenza di proposte di acquisizione non possiamo certo guardare quello che sta accadendo fermo. Una domanda, ma la nazione ha un momento del calcio, chi la farebbe in questo momento?
la manutenzione, la manutenzione del calcio, chi la farebbe? Gli unici che in questo momento sono proprietari, l'amministratore. Ma questo momento hanno fatto malissimo la manutenzione. Noi in questo momento dobbiamo provare a salvare il monumento e quindi esortiamo chi vuole acquistare a farsi avanti ufficialmente, perché ce ne sono i margini, avendo Baldassare e i commissari come interlocutori. Quindi c'è un soggetto terzo che in questo momento gestirebbe queste eventuali volontà, a garanzia di tutti. Sindaco, allora due domande. La prima, lei ha parlato di azionariato popolare in una fase, se ci può eventualmente spiegare che idea per la Scandone, ha detto prima, una possibilità. La seconda, è vero quello che lei dice, per arrivare proposte concrete, manifestazioni di interesse, ma bisogna stimare il bene o essere Avellino, cioè da che base di partenza? Questo credo che tocchi a un CTU, a un professionista, e naturalmente tocchi alla, ai commissari nominati. Se è il tuo ruolo in questa, in tutta questa vicenda, sia anche quello di spingere naturalmente nel rispetto della legge, perché i tempi della giustizia sono estremamente lunghi e i tempi del calcio soprattutto sono estremamente lunghi. Quindi se ci sarà una perizia, la prima domanda. La seconda, che cosa voleva dire quando prima spiegavo l'azionariato popolare per la Scandone? Questione perizia, dalla interlocuzione con Baldassare è venuta fuori, diciamo, questa strada, questo percorso. Si presenta una manifestazione che viene valutata da Baldassare e dai commissari, ribadisco, se Baldassare sarà ancora l'interlocutore indicato dalla procura, è evidente che poi sarà compito loro effettuare la valutazione, diciamo, del titolo del bene, per andare a trattativa. In questo caso quello che si chiede agli interessati è dire: io esprimo la mia volontà, la mia disponibilità ad acquistare l'Avellino Calcio. Si presenta alla procura Baldassare questa volontà e si intavola la trattativa, della quale chiaramente noi non facciamo parte, perché sarà appunto il tribunale, i commissari o il custode. Il mio azionariato è: chi vuole bene alla Scandone dia un contributo. Lo chiederò per prima alla mia giunta, per dare un esempio, come sempre, perché io ritengo che per chiedere agli altri di fare qualcosa, per primo la devi fare tu. E sarà disinteressato, cioè non ci saranno quote da mettere, no. La raccolta di fondi, quindi un fundraising, se vogliamo utilizzare un termine tanto caro anche alle campagne elettorali, un fundraising per garantire il campionato di Serie B alla Scandone, a cominciare anche in quel caso dai primi acquisti. Lodevole, però sembra per chi ha messo mano al portafoglio dando un buon esempio, non è ideale, chiaramente serve da parte, ma anche 5 euro 100 euro, non è quello importante. L'importante è dire: do il mio contributo in questo momento in cui c'è esigenza, perché se stiamo lottando per salvare la Scandone c'è bisogno che chi ci ha anche chiesto un impegno per salvarla dia, manifesti la buona volontà, lo dico io, se manifesti la buona volontà, questa è la base. Tanto, allora, io
sospendo una cosa, da cittadino e da diputato avete in mente dall'epoca che fui, con la mia età. Io penso che i 7.000 discorsi che sono andati a Rieti, essere presi per i fontelli in questo modo è una grande umiliazione. Allora il popolo e i discorsi vogliono due cose, che venga tutto allo scoperto, alla luce di Dio e alla luce degli uomini. Perché i sotterfugi non sono mai buoni, i marchiamenti non sappiamo, chi dice una cosa e chi dice un'altra. Però io, da primo cittadino che sono lì, alla mia età, a gridare ad essere preso per i contenti, non dico una parola volgare, essendo una persona che va anche in chiesa, io chiedo veramente che vengano dette le cose sul tavolo, ma non così, sindaco, Gianluca, arrivare a un certo punto, dire tutte queste cose, lo sappiamo, il mondo intero globalizzato come va, e adesso non vogliamo essere presi più per i contenti. O si fanno le cose con chiarezza e con onestà. Le persone che non hanno amore per questa maglia e vanno solo per i soldi è finita. E quindi vogliamo questo, la chiarezza e la realtà nei confronti dei famosi. Grazie. C'era qua dubbio, da prima della festa. Del dovere cronologico. Volevo chiedere una cosa, avete elencato un po' diciamo quella che è la procedura da questo per la legge calcio, diciamo in queste condizioni. Però ha detto se il CIP non conferma, se il CIP conferma il sequestro, c'è possibilità di vendere se in questo diciamo periodo qualcuno si va avanti oppure continua la società che c'è? Se conferma il sequestro è ancora Baldassarre l'interlocutore. Se non dovesse confermarlo verifichiamo cosa deve fare. Possibile venderlo se ci si conferma? Assolutamente sì, perciò ho ribadito. L'appello a coloro i quali realmente sono intenzionati, perché è evidente che al di là della volontà di chiunque di voler anche cambiare la società, se non c'è un acquirente, questa volontà rimarrà disattesa. In assenza di. Ma si può fare sempre tirare la voce della proprietà, in questo caso del presidente della Scandone della Reno Maurello, visto che sta chiunque, al di là della sua presenza autorevole, del primo cittadino, no, se no sono anche Maurello, che presidente della Scandone della Reno oggi, la rappresentanza che è presente della Scandone. Vogliamo capire anche da lui, la sua voce, visto che prima c'è stato un silenzio assordante, che ha creato più imbarazzo e più polemica, che sono delle manipolazioni. L'intenzione è quella che ha detto il sindaco, quando a noi ci accusate che ci dobbiamo fare da parte, è giusto, quando l'abbiamo detto abbiamo subito un provvedimento da parte della procura che è l'urgenza. State parlando nel momento in cui abbiamo detto che questo il bene non è della Silvias, ha sempre detto la società e la proprietà che noi amministriamo lo sport. Nel momento in cui c'è una difficoltà della società ci facciamo da parte, perché è giusto che lo sport debba essere amministrato da chi ha la mente sgombra e può portare avanti un progetto. L'abbiamo sempre detto. Soprattutto di chi ha passione, e io le posso assicurare che sono il primo tifoso della vita per quando ti possono essere amministrati. Assolutamente no.
sparito per un mese ed è complice di decenni. Non è un mese, scusa. Lei, ma chiedo scusa, dopo... Però non mi fate rispondere. No, dopo le ricordo. Dopo le ricordo. Dopo le ricordo. Sapevate già tutto. Quindi assolutamente non è vero. È inutile perdere un mese di tempo. Lei, uomo di Avellino, tifoso di Avellino, li ho visti in Cuba, lo so che siete una persona ricca di passione per il calcio. Ci aspettavamo una garanzia, l'avevamo preso come garante per questa situazione. Al momento di affrontare il problema, lei lo doveva assicurare, sapere, sono sicuro che lo sapeva, doveva prendere posizione, doveva parlare con la città, con De Cesare e uscire. Non invece di perdere un mese di tempo nel silenzio, doveva prendere una posizione a salvaguardare l'Avellino Calcio. Perché se De Cesare si crea una società del suo business, a me Lorenzo Russo non gliene frega un cavolo. Però stiamo parlando di un club che rappresenta la Spina, rappresenta la città, ha vissuto mio padre, che con io e con i miei figli. Quindi ci tengo che l'US Avellino venga rispettato. E lei che è stato nominato presidente dell'US Avellino doveva fare da garante. Invece è stato un complice di decesso, la città ne ha accusato di questo, non del disastro finanziario di decesso, ma perché lei è stato zitto, perché lei non ha parlato e non ha preso posizione. Penso di essere stato chiaro. Perfetto, allora quando noi parliamo di un mese, non è così, perché la notifica noi l'abbiamo ricevuta il 23 giugno. Dal 23 giugno, quando si riceve una notifica del genere, non è che uno nell'immediatezza ha la lucidità di prendere una decisione. Prima di tutto si deve... Però io ti ho ascoltato, ti chiedo la cortesia di ascoltarmi. Poi posso essere creduto o meno. Nel momento in cui si è capito in quale direzione dover andare, perché se tu non difendi l'azienda, è inutile, cioè lo sport non riesce a difendere se non difendi l'azienda. Allora si è capito qual era la direzione da prendere. Nel momento in cui abbiamo capito la direzione da prendere, si è pensato bene di dire: noi abbiamo sempre detto, non è che la proprietà, lo sport e della città e di tutta la provincia, le società lo amministrano. Dice: in questo momento che la società è presa a risolvere le problematiche, è giusto fare un passo indietro e lasciare spazio ad altre persone che possano amministrare lo sport in Avellino. Fatta questa precisazione, purtroppo noi abbiamo subito un sequestro dove ci diceva la procura che l'urgenza era dovuta dal fatto che dai mezzi di stampa nazionale e locali si apprendeva la notizia che la Sitigas si voleva liberare di questo bene. Più di questo, più di dire guarda facciamo ammenda, dobbiamo difendere la società, facciamo un passo indietro, lasciamo ad altri, ma più di questo cosa possiamo fare? Ditecelo voi. Posso dire una cosa? Sì. Il stadio per me, difendi l'importanza nei confronti della città, dell'intera provincia. Io da tifoso conosco la Coppa, non è che c'è la Coppa, però la mia impressione personale, mi state prendendo dei impegni importanti. Qual è l'impegno? Qual è l'impegno? Continuare a vivere l'ordinario. Ma no, noi, scusa, ma dobbiamo stare fermi, facciamo morire la pellicola, se non c'è nessuno, che dobbiamo fare? La scuola la devi fare, poi si presenta Tizio. Sai perché lui ci ha messo la faccia? A De Cesare non ci ha messo più la faccia. E questo qua non è giusto. Lui, se avete grossi problemi, doveva mettere la faccia, doveva venire qua a spiegarci che è quello che era successo. Non lasciare una tifoseria così allo sbaglio. Così non si fa. Da uomini si deve mettere la faccia. Questo qua, io non me la prendo con te, me la posso prendere con te perché ti ho detto un sacco di volte che doveva fare una conferenza stampa, doveva parlare con i tifosi, con i giornalisti. Non è giusto portare una situazione così, che nessuno sapeva niente. Così non però, si può. Tanto, così non si può. Beh, allora, io scusa, allora, mettici la faccia. Oggi ti ha convocato, vedi qua, mettici la faccia. Ti prendi i fici, ti prendi le contestazioni. E sono giuste, sono giuste. Nei momenti che hai cambiato la piatta di campagna, nei momenti diciamo particolari, devi prendere anche i fici e le contestazioni. Così si fa, un vero uomo così fa. Non mi piace come sei convocato.
devi dire la verità. E tu lo sai che io all'inizio non volevo venire allo Stato perché non mi piaceva tutto il condono. Poi pian piano mi sono convinto, poi mi sono ricreduto perché ho visto che faceva le cose che ho visto male. Poi alla fine c'è caduto il mondo addosso, non sai un motivo qual è. Perché tutti qua si pensavano che con De Cesare, si pensava con De Cesare ci portava in Serie A. Purtroppo questo non si è verificato. Mi dispiace, però in questo momento però devi prendere una decisione. Secondo me la decisione è lasciarla a Pellino Calcio, perché questi tifosi e anche tu non puoi essere umiliato in questa maniera. Ah, ti faccio una domanda. Mi rendi conto che stai facendo la testa di legno? Cioè tu sei una capi di gnome. Cioè davanti a noi, noi abbiamo perso però fiducia e rispetto nella tua persona. Hai sempre detto che eri un figlio della tua. Per me non sei figlio nostro. Per me non appartenavi. Perché tu, che teniva aperto, non ho vinto 3, ma ho vinto 1, perché tu aperto alle, hai visto, e i problemi ci stavano. Tu a noi cosa ci hai del dice, perché tu si dava lì, tu non sei Napoli e Milano Marittima o i Panicoli, tu sei di Avellino, tu sei il primo che ci ha tradito, tu sei il primo che ci ha portato, tu sei stato, perché è colpa tua, non è una missione che io parlo perché voglio bravo, perché tu sei di Avellino, tu vivi la città e tu avresti dovuto informarci immediatamente, non solo a noi della curva, ma all'intera popolazione. Perché non è che in pratica la squadra è di Frank, di Franco o il tuo, la squadra è di tutti. Cioè noi ci ritroviamo in una condizione assurda, il 15 luglio si doveva partire per andare a fare, che ne so, un ritiro, avevi smontoli, ma pure lo stadio parte. Abbiamo che nell'organigramma societario esiste solo il presidente, mi devi perdonare. Ma la fiducia nei tuoi confronti è pari a zero. La fiducia nei confronti di Cesare è pari a zero. Tradotti in sette. Ho avvisato qualcuno dopo 5 giorni. Perché se devi dire la verità, la devi dire fino in fondo. Ma sono pochi. No, la devi dire. Ma io 5 giorni dove sono stato secondo te? È facile mettersi da là e puntare il dito. Io rimango un tifoso dell'Avellino. Ma io non abbandono gli amici. Non gli abbandono le persone. Nel momento di difficoltà era facile abbandonare e puntare il dito con Don Cesare, non lo farò mai perché sono convinto, io li ho conosciuti tutti i presidenti. E uno che ama questa città come De Cesare non lo troverete mai, mai! Potete gridare quanto volete, questo è il mio pensiero. E sono da solo contro tutti quanti voi, bravi, bravi. Io sono di Avellino, non ve lo dimenticate. E il mio parere, io ci credo. E nessuno mi butterà fuori dalla mia città, perché è facile mettermi là e puntare il dito, la testa di legno, tu qua, tu là, ma quale testa di legno, Frank? E lo sai bene, hai capito? Ti ho avvisato dopo 5 giorni che la situazione era delicata e lo sapevi bene. Ho detto, ma quale disperata? Ma se un tribunale ci ha detto, ci ha dato la possibilità di difenderci, quale disperata? Allora abbiamo dei parametri diversi. Non ti perdono per quello che hai detto, oggi qua, oggi qua, hai capito? Oggi 15 luglio non abbiamo la squadra, oggi 15 luglio. Ma se non ce la fanno fare, e vuoi che chi la deve fare? Ma io sto parlando di calcio, io sto parlando di calcio, non passa al basket. A me, io non scrivo poco, io difendo la mia città e la mia provincia. E io? E io? Che sto facendo? Che sto facendo in questo momento? In questo momento tu sei quello che si è preso la presidenza della Scandone per autoretrocedere. Cioè, pensa che ha parlato? Guarda il ragionamento tuo, guarda, io sapevo delle difficoltà. Prima ancora la presidenza mi disse Giannandelli, disse Claudio, non mi sembra il momento, ho detto io sono vicino a te anche nei momenti difficili, perché so le tue possibilità, so quanto ami questa terra, stai attraversando, stiamo attraversando un brutto momento come lo attraversano tutti e voi là a puntare il dito invece di starci vicino. Noi la vogliamo vendere, non ce la fanno vendere, che dobbiamo fare? Ma se devo passare al vaglio di commissario e procura, cosa dobbiamo fare? Ditecelo voi! Non ti fanno fare neanche la scuola, no?
Allora io chiederò di fare la squadra, perché l'Avellino ferma così io non la tengo. Affidata, Denai, ogni volta Denai, Denai. Ma sapete dire solo questo? Sapete dire solo questo? Denai, che significa Denai? Tu, dimmi che significa? Tu che passeggi, che significa Denai? E che esprimiti, esprimiti. No, dobbiamo incontrare il commissario perché non ce l'ho il bene fermo. Io sono il primo tifoso dell'Avellino, anche se non mi credete. E sto male più di voi per quello che è accaduto oggi. E Franco, Frank, lui lo sa io che cosa ho fatto per questa... A me mi dispiace che ti metti tu quando lui non mi ci metterò morto. Sempre perché io non siamo una cosa. Avete ragione, io ho detto che voi avete perfettamente ragione, ma non lo dico per compiacere con voi, perché io mi sento uno di voi e io sono di Avellino, cioè purtroppo io sono di Avellino, che dobbiamo fare. Però in questo momento se non riusciamo a avere un dialogo con la persona, noi che dobbiamo pensare? Ma è logico che la gente sa quando io dico, ma è ovvio, ma che cosa devono pensare la gente quando la proprietà, io che cacci soldi, non ci metto la faccia, non ci spiegherà il mezzo per la situazione. No, ma lo scopo è giustificato, è giustificato, assolutamente giustificato. Io non capisco, solo quando alla fine c'è persone che ti trovano, Denai, vabbè, me ne vado, ma cioè, la sensazione qual è? Collante da garante per questa tifoseria. L'unica cosa che si muove nei vostri confronti, vi conosciamo dalla curva, vi conosciamo, so che siete un passionale, dice personalmente, vi accusiamo personalmente che non ci avete dato quella garanzia che tutti i tifosi vedevano in lei. Ti posso dire una cosa, come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, scusami. In Italia se ti dà la garanzia, ti stai dicendo una cretinata. Perché da loro è normale, non sai mai cosa ti può capire. Garanzia nel senso, credimi, non lo sapevo. Con una persona di fiducia di no, quello che noi richiediamo è di trovare una soluzione più giusta da trovare. È giustamente l'accetta, ma che vuoi almeno sei di Avellino, sei di tifoso dell'Avellino, lo sappiamo. Però che vuoi, gente che ti possono dire. Però tu ti stai prendendo una situazione che non è tua, perché il signor De Cesare, che tutti quanti stimavano un mese fa, si era ammazzato, state dicendo. Poi in questo momento il suo decedente deve farci capire che cosa vuole
forza, ma c'è da mettere la forza. Non è giusto che ti pigli tu tutte queste cose. Perché lo fa? Ma perché te la pigli tu? Ma perché io voglio bene a questa società? Se tu sei sul posto non si che faccio. Avete ragione. Avete ragione. Però vi posso dire in questo momento lui, capite, non è perché lo voglio difendere. Io amo questa città, ma voglio bene anche una persona che so che affetto c'ha per questa terra. Lui in questo momento è preso e compreso a risolvere i problemi. Lo so, Claudio. Credo, io lo so che forse sono... Ma Claudio, ma Frank, noi ci vogliamo anche liberare. Ci hanno fatto un motivo d'urgenza, dice, ci vogliono liberare la società. Se viene qualcuno, noi diremo... Ma lui ci ha spiegato, bene la situazione. 15 giorni fa che voleva vendersi a lui. Ho capito, perfetto, ma che ci mette in una foto. Diceva così, ragazzi, sto in difficoltà. Cercate di darmi una mano, cercate di stare vicino. Piano piano risolviamo i problemi, se si possiamo, se no me la vedo, lui mi chiede se la voleva vendere, la città, e tra ragazzi sto in difficoltà, una settimana fa ho ricevuto quella cosa che è, e quindi sto in difficoltà, quindi cerchiamo, io personalmente la voglio vendere, tu lo sai che noi l'abbiamo detto, che lui vuole vendere la società, e noi gli abbiamo detto sì, si trova, ma qui è in questo momento, ma se non vuole, aspetta un po', mettici un'ora i fossi, e spiegici a sto popolo realmente come sta le situazioni. Quello che dicevo io, quante volte ti ho detto, non serve la conferenza stampa, serve che ci metta la faccia, che dici, sto attraversando tutto per il, datemi una mano, state, questo per favore, se invece discordo con il, statemi vicino, io voglio bene, cioè io sto in difficoltà, e che perché, quando a dicembre state in difficoltà, noi che abbiamo fatto, non ci siamo stretti intorno al... Non ci siamo rata la mano, dice, e volevamo contestare, non abbiamo contestato perché capivamo la situazione. E poi alla fine, visto come è andata a finire, e anche adesso ci dove mettere la mano. È un mese e mezzo che stiamo parlando. È logico che il popolo e i tifosi della linea del sono spastiriati, non ce la fanno più, ma non ce la fanno più. Poi lascia stare che noi facciamo quello che facciamo, lascia stare. Noi lo facciamo per lavoro della Avellino, hai capito? Come l'hai fatto tu, ci mancherei più di conoscere. Però a questa voce siamo. Ci ha preso in giro, perché ci doveva mettere la faccia, come ci ha messo tu. Sì, però una cosa te la posso dire, Franco, poi dimmi se sbaglio. In questo momento tutto quello che dici è giustissimo, non è che lo devo dire io, è così. Però se c'è una persona che sta capendo come salvare una società, 200 posti di lavoro e forse anche lo sport, il beneficio del dubbio glielo potete concedere. Sì, ma perché non è poi più... arriverà il momento. Ma come c'è tempo, è vero, però vi posso dire una cosa. Fabio, però tu quando ti investono con la macchina fai prima la conferenza stampa o vai al professore? Ma perché oggi no, rispondimi Fabio, rispondimi Fabio. Dovevi fare una conferenza. Lui abbiamo, è vero. Tranquillizzare quando me la piace. Fabio, ma non è un mese e mezzo, 23. 23, no, 23. Ma quando è la data? Fabio, cioè no, se ti investono con la macchina, tu vai prima al pronto soccorso o fai la conferenza stampa? Mi devi rispondere. Io posso andare prima. La chiacchiera di Libo, perciò. No, non dire ma così. Ma così, ma guarda, ma perché tu sei in mezzo a noi? Ma perché questo è il mio posto? Ma perché non potevi dire una decenza? Ma che ci ho mangiato? Ma quando è?